Buongiorno. Buongiorno. Modalità inverno già, eh? Sì, sì, ho tirato fuori le cosine dell'inverno, c'ho anche il cappello di lana, perché ora andiamo in un posticino e secondo me il cappello di lana serve. Andiamo a fare un pochino le abitudini al nuovo clima. Ora Teddy. Cerchiamo di climatizzarci. Da bravo, va dietro al suo posto, impostazione tutti e si parte perché siamo di gran ritardo. Ci vediamo più tardi. A dopo. Sei già che piangi, oh. Amore, non ci guardi giù? Non mi dà noia? È alto! Come mai? Siamo arrivati, quasi quasi. Quasi, Siamo in Garfagnana e siamo venuti all'Osi di Campo Catino e la sensazione, la prima che ho provata, le mani ghiacce. Veramente, è fresco qui, Quanti gradi? No, vabbè, qua è segno. No, non è freddissimo, però senti che l'aria è diversa, è quell'aria frizzantina. Comunque quella che avete visto di sotto che ci siamo fermati proprio 2 secondi era la diga. La diga di Vagli. Sì, sì. Ora andiamo a Campo Catino, poi dopo ci torneremo su quella diga. Promesso. C'è traffico comunque in questa strada? Sì, c'è strada, traffico, eh? Sì, sì. Tutti, via, andiamo a vedere Campo questo Catino. Campo Catino. Guardate che colori, una meraviglia. Bello, l'autunno, questi posti, è meraviglioso. Il navigatore dice che siamo arrivati, in teoria. In pratica non si sa, ora si vede, forse sì. Sì, c'è scritto qua. Qua? Parcheggio. Teddy, sei contento? Ci garba, freschino. È contento lui, basta. A un certo punto abbiamo perso il segnale. Ma non lo so come mai, adesso magari c'è da fare qualche aggiornamento. Comunque vi portiamo a vedere un po'
l'interno di questo fantastico paesino neanche, borgo. È un piccolo borgo, diciamo, sono una zona degli alpeggi, diciamo così. Via, andiamo. La gente si chiederà perché c'è la statua di David Bowie. Che ci fa a Campocatino la statua di David Bowie? E perché qui c'è stato girato il film di Peraccioni, il mio West, e lui era un protagonista del film. Tutto qua. Questo qua è il famosissimo momento cultura. Momento cultura. Ora sto andando a memoria, ora però vi prometto, vado a leggere per bene, poi ve lo ridico. Praticamente siamo nel comune di Valli e siamo a piedi delle Alpi Apuane, la parte montana delle Alpi Apuane. Questi sono i caselli, come venivano chiamati ai tempi, quando comunque i pastori venivano qua a portare gli animali al pascolo, e sono stati, direi, ristrutturati molto bene, mantenuti bene. Bello. Dalle strade, come potete vedere, come hanno ristrutturato tutte queste casette, tutti questi caselli, come sono stati ristrutturati bene. Poi c'è le parti, quelle un pochino più interne, andiamo a vedere, le bruttolini hanno ancora un po' questo sapore del tempo, no? Senti, va bene che qua si portano gli animali al pascolo, però è nel suo habitat naturale lui, eh? Ci deve essere anche pieno di cinghiali qui. Adesso vado a far vedere. Il terreno è tutto smosso dai cinghiali. Guarda qua, oh. Andiamo, dai, lascia stare lì. Forza. Guarda queste belle scalette. Di qua, di qua. Ah, ecco, io lo stavo guardando da sotto, lì. No, guarda che lavoro. Ora voi direte, ora loro sanno. Lo sappiamo bene come funzionano i cinghiali nel terreno, perché nei nostri ulivi è un continuo risistemare muretti che loro buttano giù. No, è bellissimo. Guarda qua che braciere. Anche questa è un'ottima cosa, qui lei. È conservato molto bene. Poi là sopra ci sono i resti, vedi, di alcuni che sono andati ormai. Guarda che sono una meraviglia. È bellissimo. C'è un fascino questo posto, tutto suo. Dì la verità che volevi suonarla la campana. Ero venuta apposta in direzione qua perché me lo ricordavo che c'era la campana che la suonavi con la corda. Giustamente tutti nel tempo avranno fatto come feci io di dono, hanno deciso di togliere la corda. Questo è un posto che veramente ti mette pace, perché poi c'è un silenzio. E diciamo che più che altro qui le persone vengano, no, in estate e c'è pienissimo, ora non c'è quasi nessuno e c'è un silenzio, una pace, una tranquillità, un profumo di mangiare che proviene dall'unico punto ristoro che è in fondo là alle casine. E bello, bello, bello. Ah, è diventato anche, fa parte della LIPU questo posto qua, Lega Italiana Protezione Uccelli. Questo lo sapevo, non mi sono dovuta documentare.
Allora. Io ho il piumino. Io ho la giacca col pelo dentro, ma fa un caldo. No, diciamo che al sole è caldo, sì. Però in realtà, se questo solicino va via... Ha detto la signora che fa freddo. È la signora del ristoro. La signora del ristoro ha detto fa freddo. Godetevi questo momento che c'è il sole, cioè, perché come va dietro la montagna qua dietro... Ciao. Noi ci siamo fermati al ristoro. Abbiamo mangiato una crostata al cioccolato. L'avete visto quel bel pezzo di crostata? Fatta dalla signora che era la fine del mondo. Sai, proprio di quelle fatte un po' sbruciacchiatine, che quando la prende dal banco ci mette anche il dito dentro. Che artigianali. E poi mezza torta per una, la fettina. Non è stata una fettina da dici così. Sì. Ci stava. Teddy, non ci voglio credere. Dobbiamo comunque girare nei posti. Oh, Teddy! Ora noi siamo qui che si spiega le cose. E lui si rotola dentro. Si rotola nel terreno smosso da cinghiali. Ora voglio andare a vedere quelle statue lì cosa sono. Andiamo. Teddy, proprio se ti morde, te. Ma ce l'ho già io il mio principe, è colui che riprende. Sono le margherite. Il piumino e le margherite. In realtà non è da piumino, lo dico. Però belle. Cioè, qua ma su, è strano, però. Il 6 di novembre. Il momento cultura lo volete sapere da me o lo leggete lì? Perché io lo sapevo, a parte che c'è scritto, però sapevo che a Campocatino, Teddy! Che fatica, che a Campocatino comunque c'era questa statua che era dedicata a tutti i pastori dell'Osi qui di Campocatino. E ai cani bravi. E a quelli bravi fermi lì, non a quelli che si girano come cinghiali, cioè da monta a macchina, forza! Meno male c'è sempre le salviette per pulirlo, eh? Ok. La nostra gita continua tra la Garfagnana. Siamo al borghettino di Isola Santa. Adesso andiamo a vedere. Andiamo. Qui. Thank you.
È bello però, piccino così. È proprio un borghettino, ma ragazzi, è abitato questo borghettino. Sì. Volevo dire che la Garfagnana non ha solo bellissimi paesaggi, ma anche bellissime tagliatelle ai funghi porcini. Voilà. Oggi ce lo siamo concessi. Gente. Mangiare dopo... abbiamo mangiato. Per smaltire c'è subito un po' di salitina con tutte le pietre in terra. Buoni, però quei tagliolini ai funghi porcini. Nella patria dei funghi porcini. Sì, la Garfagnana numero uno. Niente, via. Noi vi salutiamo. Speriamo che questi posti vi siano piaciuti. C'è già in programma un bel evento che andremo a fare, ma lo scoprirete nei prossimi giorni. Ciao a tutti. Sì. Siamo dentro a una cava di marmo. Comunque escono sempre dei posti assurdi quando meno te lo aspetti. Bisogna avere occhio. Abe guidava, io traccheggiavo così al finestrino, ho visto questa insenatura, ho detto fermo. Quindi il video finisce così. Dopo questa vi salutiamo. Ora veramente. Vi saluto davvero. Ciao. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some losing shit, a stupid myth.